Namaste. Namaste. Bentornati a una pratica di Hatha Yoga per tutta la famiglia, una pratica base intermedia, quindi possono farla gli adulti, chi non ha mai fatto yoga o anche i ragazzi, i bambini. Ci portiamo seduti in una posizione comoda, se possibile con le gambe incrociate, lasciamo scendere le ginocchia verso il basso. Allunghiamo bene la colonna vertebrale verso l'alto, ruotiamo indietro le spalle, avvicinando le scapole fra di loro. E iniziamo a prendere un respiro lento, lungo e profondo, sempre e solo con il naso. Inspiri 3-4 tempi. E espiri 3-4 tempi. Mantenendo il respiro, vai ad attivare le chiusure energetiche dello yoga. Sollevi il pavimento pelvico verso l'alto, attivi Mula Bandha, immagina di trattenere la pipì. Spingi l'ombelico alla colonna, attivi Uddiyana Bandha. E se poi porta queste due chiusure assieme al respiro per tutta la durata della pratica. Portiamo i palmi al centro del petto in preghiera, Anjali Mudra, cantiamo assieme una volta il mantra Om. Lungo inspiro. Inspirando, riapriamo gli occhi, solleviamo le braccia verso l'alto, guardiamo le nostre mani e ci stiriamo bene. Un braccio alla volta, ti stiri bene come un risveglio. Ti fermi poi al centro, nell'espirazione porti le mani a terra davanti a te e rilassi anche la fronte nella stessa direzione. Qua ci fermiamo. 5 respiri circa. Allunghi nell'inspiro e nell'espirazione se puoi provi a camminare un pochino avanti con le dita delle tue mani. Gli occhi chiusi, rivolti al punto tra le sopracciglia. Respiro lento, lungo e profondo. Inspirando sollevi lo sguardo e nell'espiro lentamente srotoli la colonna, ti riporti con le mani appoggiate sulle ginocchia, ruoti le spalle indietro. Rilassa l'orecchio destro sulla sua spalla, espira. Inspira, torna al centro, espira orecchio spalla sinistra. Inspira, centro. Espira, porti il mento allo sterno, rilassi tutto il tratto cervicale senza chiuderti con le spalle. Inspira sul mento e rilassi la testa dietro di te nell'espirazione. Inspira, riporta il mento parallelo a terra, rotazione del capo destra. Inspira, apri indietro, sinistra. Espira, mento allo sterno, continui. Quando apri, inspiri. Quando riporti il mento allo sterno, espiri. Movimenti lenti, lunghi, profondi, accompagnati sempre dalla respirazione. Quando hai fatto almeno 3 giri in questo senso, cambi direzione. Orecchio spalla sinistra, inspira, apri indietro, destra, espiramento esterno, ancora ruota, apri, inspira, chiudi, espiri, mento al petto. L'ultimo, riporti il mento al centro, parallelo a terra. Mantenendo le mani appoggiate sulle ginocchia, inspirando sollevi il petto, fletti i gomiti, ti allunghi davanti come per posare il mento a terra. Nell'espiro, mento allo sterno, spingi via le ginocchia, arrotonda la schiena indietro, risucchia l'addome. Mento allo sterno, chiudi la testa in avanti e poi apri. Inspira, torni davanti a te, i gomiti si chiudono dietro la schiena. Espira, mento al petto, spingi via. In, apri. Ora invece di tornare, scivoli verso destra nei vortici e poi indietro, espiramento al petto, sinistra. Benissimo, quando allunghi in avanti, inspiri, sporgi il mento, quando vai indietro, espiramento esterno, ombelico alla colonna. Ancora uno. Dopo l'inspirazione, porti la mano destra a terra, dietro di te, sollevi inspirando il braccio sinistro, guardi la tua mano. E poi torni nell'espiro, gomito l'ombelico, chiudi, in su, espira, riporta il gomito all'interno. L'ultima volta, inspira, spingi in su, sollevi anche il bacino, guardi se puoi la tua mano in alto, la mano di terra spinge forte, le anche attive, ancora un respiro. Espirando, riporta il bacino a terra, porti la mano sinistra a terra dietro la tua schiena e il dorso della mano destra esterno, il ginocchio. Allunghi nell'inspiro, espirando ruoti e guardi oltre la spalla sinistra. La mano dietro di te spinge con le dita verso l'alto per non far cadere la colonna. Lo sguardo oltre la spalla sinistra.
ancora uno, inspirando torni al centro, sciogli la posizione e cambi le gambe, ora anteponi la gamba a sinistra alla destra o viceversa se hai fatto il contrario. Le mani sulle ginocchia, riprendi le onde, inspira allunga davanti a te, inspira mento al petto, spingi via. E ancora in, apri, fletti i gomiti indietro, espira, mento sterno, spingi via. L'ultima volta ti allunghi avanti, inspirando, chiudi i gomiti indietro per scivolare verso sinistra nei vortici. Bravissimo, indietro, destra. Inspira, allunga, espira, chiudi, contrai. Ancora uno. Poi porti la mano sinistra a terra, sollevi inspirando il braccio destro verso l'alto, guardi la tua mano. E torni, gomito all'ombelico, schiena concava, espira, in su, guarda la tua mano, espira, torna, l'ultima volta, inspira sul braccio, sul bacino, se puoi, guardi la tua mano in alto, attiva i glutei, sul sedere, su, sedere, bravissima, l'ultimo, nell'espiro riporti il bacino a terra, la mano destra a terra dietro di te, fai scivolare il dorso della mano sinistra all'esterno del ginocchio, dorso della mano, allunga nell'inspiro, espira, ruota e apri. Di nuovo, non far cadere la schiena indietro, ma senti l'allungamento nell'inspiro, la torsione nell'espirazione. Ancora uno. Inspirando, torna al centro, porti le mani a terra davanti a te, se riesci direttamente da qua, ti porti in quadrupedia o come sei comodo. Mani sotto le spalle, ginocchia, piedi larghi come i fianchi, collo dei piedi a terra. Mucca gatto, ginocchia, piedi larghi come i fianchi. Inspira su lo sguardo il coccige, apri bene il petto. Espiramento al petto, chiudi. In, apri. Espira. In, apri, slanci la gamba destra tesa, puntata, sollevi lo sguardo. Espira, ginocchio al petto, la fronte ti chiudi. Inspira in arca, slancia su lo sguardo. Espira, ginocchio, gomito destro, ti chiudi, attiva l'addome. Inspira in arca, slancia su lo sguardo. Espira, gomito opposto. Inspira in arca, slancia. Tieni la gamba destra tesa orizzontale, distendi il braccio sinistro davanti a te, lo sguardo sotto di te sul tappetino, gli addominali forti, attivi, la mano destra che spinge a terra. Ancora un respiro. Espirando porti la mano sinistra a terra e apri la gamba destra all'esterno, verso di me, mi sposto un pochino, tu vai indietro, apri la gamba, inspira sulle braccia, la mano destra afferra il polso sinistro, allunghi nell'inspiro, espirando scendi, lo sguardo davanti a te o sotto il braccio sinistro verso l'alto, Parigasana, variante del cancello, ancora un respiro. Torni su inspirando, nell'espiro mano sinistra a terra sotto la tua spalla, il braccio destro sollevato verso l'alto, guardi la tua mano. La testa non cade in linea con la colonna, guardi o davanti a te o la mano in alto, appunto. Nell'espiro riporti le mani a terra, le ginocchia a terra, torni in quadrupedia, punti entrambi i piedi e ti srotoli nella posizione del cane giù, Adho Mukha Svanasana. All'inizio se vuoi fletti, stendi le gambe alternate, come se andassi in bicicletta, fletti, stendi o anche ruoti le anche destra, sinistra. Poi guardi a terra e ti riporti in quadrupedia, ripeti dall'altra parte, srotoli il collo dei piedi, riprendi inspirando. Mucca, apri il petto, gatto espira. Vitilasana in. Marjanasana, espira, inspira, slancia la gamba sinistra tesa, il piede puntato, sollevi lo sguardo, espira, ginocchio al petto, la fronte ti chiudi, inspira in arca, slancia, espira, ginocchio, gomito sinistro, inspira in arca, slancia, sullo sguardo, quando slancia, espira, gomito opposto, inspira in arca, slancia, sullo sguardo mantieni la gamba tesa orizzontale, distendi il braccio destro davanti a te, di nuovo lo sguardo sotto di te sul tappetino, l'addome attivo, il gluteo sinistro attivo. Ancora un respiro, nell'espiro porti la mano destra sotto la spalla e apri la gamba sinistra lateralmente, vieni un pochino di qua se non ci stai.
in sulle braccia. Mano sinistra afferra polso destro, allunga nell'inspiro e espirando fletti il busto e scendi lateralmente, guardi davanti a te o sotto il braccio in alto. La testa è sempre in linea con la colonna. Ancora un respiro. Inspirando torni su, porti la mano destra a terra, sotto la tua spalla sollevi il braccio sinistro e guardi la tua mano. Se vuoi, ogni volta che le mani sono libere, ci mudra, indice e pollice si toccano. Nell'espiro riporti mano sinistra, poi la destra a terra, torni in quadrupedia, punti entrambi i piedi, cane giù. Adho Mukha Svanasana, manteniamo ancora 5 respiri, se hai bisogno fai ancora movimenti dinamici. Rilassa le spalle verso l'esterno, le scapole si allontanano, le gambe si tendono, risucchia, spingi dentro l'ombelico, la pancia, guarda il tuo ombelico. Ora guardi davanti a te, fai dei piccoli passi, cammini, porti i piedi dietro le mani, larghi come i tuoi fianchi. Afferri i gomiti opposti, collo morbido, dondoli destra, sinistra, tutto il peso in avanti, attiva le dita dei piedi come se ti aggrappassi al tappetino, mantieni Mula Bandha, perineo attivo per non cadere. Ancora uno. Fermati al centro, inspira, sciogli le braccia, espira, fletti le gambe, inspirando, ti sollevi srotolando una vertebra alla volta. Ruoti, apri le spalle indietro e ti prepari all'inizio del tappetino per il primo saluto al sole. I piedi uniti dagli alluce malleoli, solleva, separa le dita dei piedi e le riporti a terra a contatto con il tappetino. Le spalle ruotate indietro, portiamo i palmi al centro del petto. Pranamasana, espiriamo. Inspirando, solleviamo le braccia tese e inarchiamo indietro. Espira, mani a terra, viso gambe. Gamba destra indietro, inspira, guarda avanti, se vuoi appoggi il ginocchio. Sinistra, espira, cane giù, spingi il coccige in alto. Inspira, panca, spalle sopra le mani, espira, ginocchia, petto, mento. Srotoli in avanti nel cobra, pube a terra, chiudi i gomiti, apri le spalle. Espira, cane giù, Adho Mukha Svanasana. Piede sinistro avanti, inspira. Destro col sinistro, espira, ti chiudi fronte tibia. Unisci le mani, inspira in arco, apri indietro. Palme al petto, espira Pranamasana, ancora in, apri. Espira Uttanasana, mani a terra, viso, gambe. Sinistra indietro, inspira, guarda avanti. Destra, cane giù, Adho Mukha Svanasana, espira, spingi i talloni a terra, il coccige in alto. Inspira, panca, spalle sopra le mani. Espira, ginocchia, petto, mento, cobra. Inspira. Espira, Adho Mukha. Piede destro avanti, espiri, guardi davanti a te. Sinistro col destro. Espira, ti chiudi, fronte, tiri. Unisci le mani, inspira in arco, apri indietro. Palmi al petto, espira. E ancora uno per lato, in, apri. Espira, Uttanasana, mani a terra, viso, gambe. Gamba destra indietro, inspira, guarda avanti. Sinistra, cane giù. Adho Mukha Svanasana, espira, inspira panca, espira, ginocchia, petto, mento, cobra, inspira, espira, cane giù, piede sinistro, avanti, inspira, destro col sinistro, espira, ti chiudi fronte, tibia, unisci le mani, inspira in arco, apri indietro, palmi al petto, espira ed ultimo, in, apri. Espira, Uttanasana. Sinistra indietro, inspira, Ashwa, Sanchalanasana. Destra, Adho Mukha Svanasana, cane giù, espira. Inspira, Palankasana, spalle sopra le mani, espirando, Ashtanga Namaskara, ginocchia, petto, mento. Srotoli in avanti nel cobra. Bhujangasana, inspira. Espira, Adho Mukha Svanasana, ci fermiamo qua, 5 respiri. Di nuovo, i piedi sono larghi come i tuoi fianchi, paralleli fra di loro. Provi a spingere i talloni verso terra, guardi il tuo ombelico, spingi l'ombelico all'interno, risucchialo. Allunghi completamente la tua colonna, rilassa le spalle. Ancora un respiro.
Poi guardi davanti a te ispirando, piede destro tra le mani, guarda avanti. Sinistro con il destro, espira, ti chiudi fronte, tibie. Unisci i palmi delle mani, inspiri in arco, apri indietro. Palmi al petto, espira, pranamasana, andiamo nella mezzaluna, Ardha Chandrasana, sollevi ispirando le braccia verso l'alto, incrocia tutte le dita tranne gli indici, Kali Mudra. Ti allunghi nell'inspiro, espira, fletti il busto verso destra. Sguardo davanti a te o verso l'alto, spalle anche allineate, come se scendessi fra due pareti. Prima ti allinei e poi scendi. Ancora uno. Inspira, torna su, cambi l'incrocio, incrocia tutte le dita, ruota i palmi, ti allunghi nell'inspiro ed espirando, fletti il busto verso sinistra, sguardo davanti a te o sotto il braccio verso l'alto. Ancora uno. Inspira, torna al centro, espira, sciogli le braccia, porti le mani ai fianchi, separi i piedi come i fianchi. Stai un pochino, un più avanti o più indietro, così non ci scontriamo. Chiudi i gomiti dietro la schiena, sollevi il petto nell'inspiro, spingi i fianchi in avanti e poi rilassi indietro. Mentre ti apri indietro, tienila. Metto allo sterno, sei cervicale, rilassa la testa dietro di te. Puoi restare qui o portare i palmi al centro del petto o distendere le braccia, allungarti dietro di te. Inspirando, torni su. Nell'espiro lentamente fletti il busto, porti le mani a terra davanti ai tuoi piedi. Fletti, stendi le gambe alternate. Gambe tese, afferri o le tibie o le caviglie o gli alluci. Dove arrivi? Spesi in avanti. Inspira, guarda avanti prima di scendere. Espirando, provi a chiuderti per portare la fronte verso le tibie. I gomiti si aprono verso l'esterno, il collo rilassato. Pesi in avanti, piedi paralleli, non aprire le punte verso l'esterno, sposta il peso in avanti. Bravissima, tieni forte il pancino verso l'interno. Ancora un respiro. Inspira sullo sguardo, espira, mani ai fianchi, non ti muovere. Inspira, vieni su completamente, unisci i piedi davanti a te, sciogli le braccia. Fletti le gambe, ruoti le braccia e ti sollevi nella sedia Utkatasana, sguardo davanti a te o alle mani in alto. Mentre scendi bene col bacino, spingi leggermente il coccige in avanti, l'ombelico con la colonna, le braccia tesissime come nell'albero. Attivi i glutei, attivi i quadricipiti. Ancora un respiro. Inspirando torni su. Sciogli le braccia, entriamo nella posizione dell'albero, Vrikshasana, piede destro, polpaccio, va benissimo, o nella coscia se puoi. I palmi al petto, resti qua o se ci sei ispirando su le braccia tese ai lati delle orecchie. Apri un pochino il ginocchio all'esterno, le braccia tesissime, puoi anche separarle, i rami tendono verso l'alto. Ombelico spinge all'interno, il piede di terra attivo. Inspira, palmi al petto, espira, sciogli la posizione e ripeti dall'altra parte. Piede sinistro, polpaccio o coscia. Ti centri, ti stabilizzi, palmi al centro del petto, in sulle braccia tese. Quando ci sei, se vuoi, ruoti un pochino il ginocchio all'esterno. Ti allunghi bene verso l'alto, spingi l'ombelico, attiva le dita del piede di terra. Ancora un respiro. Inspira, palmi al petto, espirando sciogli la posizione. Ci apriamo verso destra di 1,20 m abbondante. Apri grande, mi giro verso di te io, porti le mani ai fianchi, chiudi i gomiti, apri più grande. Talloni sulla stessa linea, guarda i talloni come sono, brava. Chiudi i gomiti, inspira, apri il petto in arca. Espira, fletti il busto, scendi davanti a te, porti le mani sotto le spalle sulla linea dei piedi, quindi un pochino indietro le mani. Ok, inspira, guarda avanti prima di scendere, le mani sono girate in avanti, espirando sommità del capo verso terra. Attiva le dita dei piedi, allunga completamente le gambe,
Mantieni il respiro lento, lungo, profondo. Gomiti si flettono indietro se c'è margine. Ancora uno. Inspira sullo sguardo. Espira, mani e fianchi non ti muovere. Inspira, vieni su completamente. Apri il piede destro verso l'esterno. Apri le braccia. Talloni in linea, inspira, allunga la colonna, talloni sulla stessa linea. Espira, apri il busto, scendi verso destra, mano su tibia, caviglia o esterno del piede. Sul braccio sinistro guarda la tua mano. Uttita trikonasana, posizione del triangolo. Ti apri indietro e lateralmente. Come se ti appoggiassi a una parete dietro di te, le braccia tese, le mani attive, tutto attivo. E l'ombelico che spinge all'interno. Le dita dei piedi sono attive. Mantieni ancora uno, guarda la mano su. Inspirando torni su, braccia aperte e tese, ripeti dall'altra parte, chiudi un piede, apri l'altro, talloni in linea. Inspira, allunga la colonna, braccia tese, espira, fletti il busto verso sinistra, mano su tibia, caviglia esterno del piede, su il braccio in alto. E di nuovo non ti fletteri in avanti, ma ti apri indietro, bravo. Tutta la schiena, non è solo il braccio che va indietro. Attiva l'interno delle cosce. Inspirando torni su. Espira, riporta le mani ai fianchi. Chiudi i gomiti dietro la schiena, ruota i piedi verso l'interno. Punte dei piedi verso l'interno. Apri grande però. Inspira per il petto, espira, fletti il busto, scendi davanti a te. Mantieni le mani ai fianchi stavolta. Mentre scendi, i gomiti si chiudono dietro la schiena. Il collo rilassato, le cosce sono attive, tutto il peso in avanti, con le dita dei piedi ti aggrappi al tappetino. Ancora un respiro. Mula Bandha, perineo attivo, inspirando vieni su completamente. Ruoti il piede destro verso destra, tu lo fai col sinistro, gira bene i fianchi davanti a te. Afferra i gomiti dietro la schiena. Gira bene i fianchi, chiudi un pochino l'angolo del piede dietro, verso l'interno. Inspira, apri il petto. Espira, fletti il busto, scendi davanti a te. Porti la fronte verso la tibia destra. Ancora un respiro. Torni su inspirando con il busto. Sollevi le braccia tese ai lati delle tue orecchie. Braccia tese, il busto rivolto davanti a te, ruota il piede posteriore in affondo. Scendi nell'espiro. In Anjanayasana, incrocia tutte le dita, liberi gli indici. Spingi davanti col ginocchio e indietro col tallone. Spingi, spingi, apri. Braccia tesissime. Poi porti il ginocchio a terra, i palmi al centro del petto, inspira e nell'espiro vai in torsione. Tu vai dall'altra parte, il gomito sinistro esterno al ginocchio, i palmi al centro del petto, ruota e apri bene. Puoi restare qua o chi vuole può puntare di nuovo il piede posteriore e distendere la gamba e spingere verso l'alto. Inspirando torni davanti a te, mani ai fianchi, distendi la gamba e torni. Con le gambe tese, piedi ruotati verso l'interno. L'interno, gira il piede sinistro, gira completamente davanti a te, afferra i gomiti dietro la schiena, pasci manavaskara, gira bene i fianchi, inspira apri il petto, espira, fletti il busto, scendi davanti a te, porti la fronte alla tibia, ti allinei meglio che puoi, spingi il fianco sinistro indietro, il destro in avanti. L'ombelico centrato sulla coscia. Ancora un respiro, torni su inspirando, su le braccia tese ai lati delle orecchie, incrocia tutte le dita, liberi gli indici, ruota il piede posteriore in affondo, scendi in Anjanayasana, il ginocchio spinge davanti a te, il tallone dietro di te, le braccia tese ai lati delle tue orecchie, spingi, senti che si aprono le anche. Ancora un respiro. Inspira, porta i palmi al centro del petto, se hai bisogno appoggi il ginocchio.
Poi porti il gomito destro esterno al ginocchio sinistro, i palmi al centro del petto, entri in torsione, ruota e apri da qua. Spingi bene col gomito contro il ginocchio, guarda in alto, chi l'ha fatto prima e vuole punta il piede posteriore, distende la gamba, ruota e apri bene il petto. Ancora uno. Inspirando torna al centro, riporta a terra il piede posteriore e ti sollevi. Gambe aperte e tese, facciamo un'ultima variante, apri grande, ruota i piedi all'interno, mani ai fianchi, chiudi i gomiti, inspira per il petto, espira, fletti il busto, scendi davanti a te, con le mani afferri o le tibie o le caviglie o gli alluci. Prima di scendere, inspira, guarda avanti, devi aprire di più le gambe, espirando, sommita nel capo a terra. Gomiti vanno verso l'esterno, ti allunghi completamente. Ancora uno, inspira sullo sguardo, espira, mani ai fianchi, non ti muovere, inspira, vieni su completamente. E ora ruotiamo i piedi verso l'esterno, mettiamoci girati così, vieni avanti, un pezzettino del mio tappetino, ruota i piedi verso l'esterno, apri grande, ruota i piedi all'esterno, apri grande, incrocia le dita delle mani davanti a te, ruota i palmi all'esterno, in sulle braccia tese, scendi espirando, fletti le gambe, ok, le braccia tesissime, i lati delle tue orecchie tese, bravissima, scendi, spingi un pochino il sedere in avanti, l'ombelico dentro, scendi bene col bacino, ancora un respiro, bravissima, inspirando torni su, espirando sciogli le braccia, porti all'inizio del tappetino. Permalasana, apri i piedi, da un pochino avanti, se no non ci stiamo, punti i gomiti all'interno e allunghi la colonna in alto, spingi con i gomiti sulla schiena amore, sulla schiena, manteniamo qualche respiro Malasana, chi la conosce se la sente entra nel corvo, Bakasana, porti le mani a terra, fletti i gomiti, vai a appoggiare le ginocchia, se non riesci mantieni quella precedente. Sollevi un piede, se riesci anche l'altro, e mantieni qualche respiro la posizione del corvo. Bravissima, brava amore! Ok, un salto o due passi indietro, ci portiamo nella tavola. Cane giù, espira. Andiamo subito anche nella tavola laterale. Altra posizione di forza sulle braccia. Inspira, porta le spalle sopra le mani, ruoti sul piede destro, sovrapponi il piede sinistro. Sollevi il braccio sinistro verso l'alto. Se fai fatica, piega la gamba di sopra e portala davanti. Brava. Un po' più vicina. Un po' più vicina a te. Ok, sul braccio teso, guarda la mano in su. Punta questo piede a terra, giralo. Gira il piede destro verso terra, incollati. Riporti mani, piedi a terra. Cane giù, espira. Inspira panca, spalle sopra le mani, ruota sull'altro piede, risovrapponi il destro sul braccio come prima, se hai bisogno piede avanti, ma questo piede di terra è attivo, non è ruotato, eh? Guarda la mano in su, apri bene il petto, ancora un respiro, mani, piedi a terra, cane giù, espira, ti porti in ginocchio, srotola il collo dei piedi a terra, mantenendo le cosce verticali, distendi le braccia davanti a te, Anahatasana, affonda col petto a terra, andiamo a aprire bene il nostro petto, se puoi il mento a terra, se hai fastidio il collo la fronte, brava così, ancora uno, cammina indietro con le mani, inspirando, torni e ti siedi con i glutei sui talloni. Gomukhasana, sul braccio destro, dietro la testa, sinistro dietro la schiena, una mano afferra l'altra. Perfetto, apri bene il tuo petto, la mantieni cercando di portare il braccio meglio che puoi dietro la testa, solo se vuoi fletti il busto, scendi davanti a te.
Mula Bandha attivo, inspirando torni su, nell'espiro sciogli le braccia. Distendi il braccio sinistro tutto a destra, orizzontale, e poi spingi l'esterno del muscolo. Sguardo a sinistra, braccio teso, orizzontale, palmo della mano rivolto dietro di te. Inspirando sciogli, torna al centro e cambi lato. Braccio destro sotto, sinistro dietro la testa, una mano afferra l'altra. Apri bene il tuo petto. Mantieni questa posizione, o se vuoi flette il busto e scendi davanti a te. Inspirando piano torni su, sciogli le braccia, distendi il braccio destro tutto a sinistra e spingi l'esterno, non sul gomito, ma sull'esterno del muscolo. Brava. Sguardo a destra, schiena allungata in alto. Ancora uno, inspirando sciogli, torni al centro, ti prepari per entrare nel cammello, ti sollevi in ginocchio, ginocchia, piedi larghi come i tuoi fianchi, puoi tenere il collo dei piedi a terra, puntare le dita, porti le mani ai fianchi, chiudi i gomiti, sollevi inspirando il petto, spingi i fianchi in avanti e comincia a aprire indietro. La mantieni così, o se te la senti porti una mano poi l'altra sui tuoi talloni, da qua spingi in avanti. I pollici sono all'esterno, gira le mani. Bravissima. Inarca, apri. Ancora due respiri. Per tornare su, mani dietro la lombare, inspirando ti sollevi. Provi a sederti con i glutei, il bacino a terra fra i tuoi talloni. Piedi puntati indietro. Ora, se il tuo bacino non tocca terra, ti puoi sedere con i glutei sui talloni. In quel caso andrai a fare questo: semplicemente porti le mani a terra dietro di te e ti apri indietro, anche mento al petto se è cervicale. Se invece hai il bacino a terra, scendiamo, portiamo le mani sui piedi e proviamo a scendere un gomito dopo l'altro. Puoi fermarti qui, o se puoi tutta la schiena a terra. Se hai la schiena a terra, allunga le braccia oltre la testa. E se è ok per le tue ginocchia, unisci le ginocchia. Il mento allo sterno. Riportiamo le mani sui piedi. E inspirandoci solleviamo un gomito alla volta. Veniamo su. Mani a terra davanti a noi. Facciamo scivolare i piedi lateralmente e ci portiamo a sedere sul tappetino. Ci prepariamo per il ponte o mezzo ponte. Tu vai un pochino più avanti. Cominciamo dal mezzo ponte. Talloni ai glutei, dita delle mani sfiorano i talloni. Ginocchia, piedi paralleli, i piedi non sono aperti, almeno all'inizio teniamoli paralleli. Inspirando solleviamo il bacino e andiamo a incrociare le dita delle mani sotto di noi. Spingiamo bene verso l'alto. Attiviamo l'interno delle cosce, mani incrociate sotto. Immagino di stringere il mattoncino fra le cosce. Lentamente sciogli e rilassa, distendi le gambe, distendi le braccia, recupera qualche respiro. E poi ripetiamo, seconda variante di mezzo ponte. Talloni e glutei, se vuoi come prima incroci le mani sotto, se riesci invece afferri le caviglie, inspirando ti sollevi. Apri bene il tuo petto, attiva le anche, attiva i glutei, spingi verso l'alto. Lentamente sciogli e rilassa. Abbiamo ancora due ripetizioni. Nella prossima ripetizione portiamo di nuovo i talloni ai glutei. Chi vuole entra subito nel ponte completo. Chi non se la sente ancora, mani a terra, inspirando solleva il bacino, porta i pollici dietro la zona lombare o i palmi delle mani e avvicina bene i gomiti dietro la schiena. Chi vuole entra già in Urdhva Nurasana. Rilassa la testa,
Dal ponte completo per ritornare a terra porti prima il mento al petto e poi piano piano scendi giù, piedi le braccia, scendiamo e rilassiamo qualche respiro, distendi le braccia, le gambe, ne facciamo ancora solo uno. Quindi se possiamo tutti ponte completo, altrimenti ripeti una delle varianti precedenti di mezzo ponte, quindi ho le mani incrociate sotto o afferri le caviglie o porti i pollici dietro la zona lombare. Talloni e glutei per tutti, chi vuole salire in Urdhva Dhanurasana, ponte completo, le mani dietro le spalle e inspirando ci solleviamo. Apriamo bene il nostro petto, rilassa il collo, ancora un respiro, mento al petto, scendi giù, ginocchia al petto, le abbracci, se riesci a fare i gomiti opposti, mantieni il mento allo sterno e dondoli destra, sinistra, e poi lentamente separiamo le ginocchia, solleviamo le gambe, entriamo in Ananda Balasana, la posizione del bambino felice. Quindi facciamo scendere le ginocchia verso terra, esterne alla cassa toracica, il mento allo sterno, allunghi tutto il tratto cervicale. Mento allo sterno, guardi la punta del tuo naso, tieni gli occhi chiusi. Riporta le ginocchia al petto, ruoti sul fianco destro e lentamente ti sollevi per riportarti a sedere sul tappetino. Distendiamo la gamba sinistra davanti a noi, portiamo il piede destro all'interno della coscia per Janu Shirshasana. Sulla schiena allunga verso l'alto, sulle braccia guarda le tue mani. Espira, fletti il busto, afferri tibia, caviglia all'esterno del piede, piede martello. Inspira, guarda avanti, centra l'ombelico sulla coscia, espira, scendi fronte tibia. E mantieni le spalle alla stessa altezza. Ancora due respiri. L'ultimo. Inspira, guarda avanti, sullo sguardo. Espirando, riporti la schiena verticale, fletti la gamba destra. Andiamo in torsione di nuovo. Mano destra a terra dietro di te. Inspira sul braccio sinistro. Espira, gomito esterno al ginocchio. Allunghi nell'inspiro ed espirando ruoti e guardi oltre la spalla destra, senza andare indietro con la schiena, come la posizione che abbiamo fatto all'inizio. Vai a liberare quel gatto. Inspirando, torni al centro, fletti la gamba destra indietro. Se puoi mantieni le ginocchia unite, altrimenti apri leggermente dietro di te. Inspirando sollevi le braccia, guardi le mani, nell'espiro fletti il busto, afferri tibia, caviglia o piede. Allunghi nell'inspiro ed espirando chiudi davanti a te. Anche qua prova a mantenere le spalle alla stessa altezza. Ancora un respiro. Inspirando torni su e cambi la gamba, destra tesa davanti a te, fletti la sinistra all'interno. Ripetiamo Janu Shirshasana, formi un angolo di 90 gradi, sollevi inspirando le braccia, guarda le tue mani, nell'espiro fletti il busto, afferri tibia, caviglia o piede, allunga inspirando e nell'espiro scendi di nuovo davanti a te. Quindi gamba destra tesa, fletti la sinistra all'interno, allunghi e scendi mantenendo le spalle alla stessa altezza. Ancora uno. Inspira sullo sguardo, espirando riporti la schiena verticale, fletti la gamba a sinistra, andiamo in torsione. Destra tesa, fletti la sinistra, mano sinistra a terra dietro di te, inspira allunga il braccio destro in alto, espira gomito esterno al ginocchio, allunghi nell'inspiro, espirando ruoti apri, guarda oltre la spalla sinistra dietro di te,
Tieni la gamba destra tesa, attiva col piede a martello. Piede a martello. Ok. Ancora uno. Inspira, guarda davanti a te, sciogli la posizione, tieni la gamba destra tesa e fletti la sinistra indietro. Se puoi le ginocchia unite, se hai fastidio al ginocchio apri un pochino. Triamukha e Kapada Paschimottanasana, se hai bisogno sollevo un pochino il gluteo destro, proprio fisicamente con la mano, esatto, porti l'ischio a terra, sollevi inspirando le braccia, guardi le tue mani e nell'espiro fletti il busto, tibia, caviglia o piede, allunga inspirando e scendi davanti a te dove arrivi. Ancora uno, inspira sullo sguardo e espirando riporti la schiena verticale. Ora ciabattino, piedi uniti, talloni vicino al bacino. Da subito apri i piedi come le pagine di un libro, porta i pollici all'interno dei tuoi piedi, il resto della mano cinge all'esterno dei piedi, sulla schiena, la schiena su. Inspira, allunga la colonna, espirando mento esterno, uncini la schiena, puoi portare la fronte verso i tuoi alluci. Mentre scendi i gomiti spingono le cosce verso il basso se vuoi, ti aiutano a scendere ad aprire le anche. Ancora un respiro. Inspira sullo sguardo, espirando riporti la schiena verticale. Divarichiamo le gambe, mettiamoci sul lato lungo del tappetino. Chiaro. Ora, se siete in due come noi, potete anche aiutarvi. Quindi puoi mettere i tuoi piedi all'interno delle mie caviglie. Vieni avanti. Ok. Dammi le tue mani. Inspira, espirando, scendi davanti a te. Scendi, scendi fin dove arrivi. Se siete da soli, afferrate gli alluci. Inspirate, allungate, nell'espiro scendete davanti a voi. Inspirando torni su. Ripetete o chi ha partner cambi. Dammi le mani. Devi prendere le mie braccia. Prendi e afferra le mie braccia. Ancora un respiro. Inspira su, ti fa male? Espirando ti riporti verticale, entriamo in Paschimottanasana, la pinza. Distendiamo le gambe davanti a noi, tese unite, separa i glutei, schiena sempre allungata verso l'alto. Prepariamo per Paschimottanasana, solleviamo inspirando le braccia, guardiamo le mani. Nell'espiro flettiamo il busto, afferriamo tibia, caviglio, alluci. Se non arrivi, fletti le gambe, afferri l'esterno dei piedi o gli alluci e da qua piano piano provi a scendere. Dove arrivi, arrivi, ok? Inspirando sollevi lo sguardo, nell'espiro srotoli la colonna, ti riporti con la schiena verticale, fermati qualche respiro nel bastone Dandasana, le mani a terra e i lati dei fianchi, sollevi il petto, attivi i polpacci per sollevare i talloni, piedi a martello, su bene i talloni, mento allo sterno, allunga bene tutta la colonna e spingi dentro l'ombelico. Lentamente sciogli e rilassi la posizione. Ci prepariamo per entrare in candela. Fletti le gambe, srotola piano piano. Mani a terra e lati dei fianchi, assicurati di avere abbastanza spazio dietro per andare nell'aratro, vai un pochino avanti. Inspira, solleva le gambe, nell'espiro sollevi il bacino e ti prepari per Salamba Sarvangasana, la posizione della candela con appoggio. Gambe tese, piedi uniti. Le dita delle mani dietro la zona lombare, lo sguardo alla punta dei piedi, le mani non sono sul sedere se puoi, sono dietro la schiena, brava,
tieni le gambe tese, attive come un fuso, bravissima, che scende, che spinge verso l'alto. E poi espirando scendiamo in aratro, l'asana se puoi, le gambe tese oltre la testa, le mani sulla lombare, le gambe tese, 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 piedi puntati. Puoi srotolare il collo dei piedi a terra, riportare le braccia sul tappetino, incrociare le dita delle mani, o se è troppo per te tieni le mani sulla lombare e le dita dei piedi a terra. Chi vuole flette le gambe, entra in Karnapidasana. Può tenere le braccia sul tappetino, o con le mani afferri le caviglie, avvicini le ginocchia alle spalle, o ti chiudi completamente passando le braccia dietro, le mani dietro le orecchie. Riporta le mani dietro la schiena e torna inspirando in candela. Prendi la posizione del ciabattino o del loto se puoi eseguirlo. Le mani restano sempre dietro la schiena o sotto le ginocchia o i lati delle ginocchia. Se vuoi ti chiudi nel loto completamente abbracciando il tuo loto, oppure nel ciabattino, mani dietro la schiena, unisci le ginocchia fra di loro, le porti alla fronte, mani a terra, scendi piano piano srotolando una vertebra alla volta. Sciogli le gambe, piegate, appoggia i piedi a terra. Ti prepari per entrare nel pesce Matsyasana, anche qua attenzione a chi soffre di cervicale. Dorso delle mani sotto i glutei. Distendi le gambe, punti i piedi. Inspirando sollevi il petto e ruoti la testa dietro di te. Mani sotto il sedere, su, gira, gira, gira. Se vuoi appoggi la testa, altrimenti la mantieni sollevata. Estrai una mano poi l'altra. Srotola con controllo la testa, il collo, apri i piedi, separa le gambe, rilassa qualche respiro in Shavasana. Ruoti la testa destra, sinistra. Ora unisci le gambe davanti a te, tese, piedi, martello, tese unite, allunga le braccia oltre la testa, incrocia le dita delle mani, ruota i palmi all'esterno. Inspirando ti stiri, trattenendo sollevi busto, braccia, vieni su come una L, doppio espiro dalla bocca, ti chiudi in avanti. Inspira sullo sguardo, espirando sciogli la posizione, andiamo a fare un po' di addominali, facciamo la posizione della barca, giriamoci lateralmente, vieni qua, verso di me, girati verso, stai lì, girati verso di me. Gira. Verso di me. Ok, se puoi, gambe tese verso l'alto, braccia tese, lati dei fianchi, sguardo le dita dei piedi, su e nel petto. Se è troppo faticoso, tieni le gambe flesse a 90 gradi, o se la tua schiena va troppo indietro. Poi incroci le gambe, le mani a terra, sollevi solo il sedere o tutto un istante, Utpluti. Ripeti. Gambe tese o flesse. Puoi tenere le mani così o cambi posizione, le braccia tese ai lati delle tue orecchie, su e nel petto. Sciogli, Utpluti. Mezza barca, incrocia le dita delle mani dietro la nuca, gambe tese sollevate 30 gradi, testa 30 gradi. Tese stavolta, Espirando torni su. Riportati all'inizio del tappetino. Incroci le gambe, mani a terra davanti a te, due passi indietro. Cane giù, a doppio kajanasana. Spingi bene i talloni a terra. Ci portiamo da qui in ginocchio e ci prepariamo per la posizione sulla testa o per il delfino se non vogliamo salire, ok? Ok, quindi da... siamo in ginocchio, portiamo gli avambracci a terra, le mani afferrano i gomiti opposti sul sedere.
Ok, ora incrocia le dita delle mani davanti a te. Punti i piedi. Distendi le gambe e ti porti nella posizione del delfino. Puoi restare così una decina di respiri. Con o senza appoggiare la testa a terra. Se vuoi appoggiarla, puoi camminare con i piedi verso i gomiti, verticalizzando la schiena, anche senza salire sulla testa ancora. O se te la senti, sali. Se non sei salito in Shirshasana, comunque prova a mantenere la posizione del delfino. Bravissima, Elettra. Oppure provi Kapalasana, la mezza verticale, ti porti con le ginocchia sui gomiti. Rilassiamo nella posizione del bambino, la fronte a terra, le braccia tese lungo i fianchi. Distendi le braccia davanti a te, separa le ginocchia e di nuovo allunga fronte a terra. Inspirando, torni su, ti porti a sedere all'inizio del tappetino, per i lotti di chiusura. Ti posizioni con le gambe incrociate, o un piede davanti all'altro, o loto se puoi eseguirlo. Allunga bene la colonna verso l'alto. Afferra i gomiti dietro la schiena, Paschimana Maskari, palmi delle mani unite al centro fra le scapole. Apri bene il petto, i gomiti e reclina il mento leggermente in avanti. Espirando scendi davanti a te con la fronte, mentre i gomiti continuano ad aprirsi verso l'alto. Torni su nell'inspiro, Mula Bandha attivo. Sciogli le braccia, incrocia le dita delle mani davanti a te, ruota i palmi all'esterno, Parvatasana, la montagna. Le braccia tese, mento parallelo a terra. Sciogli le braccia, inspira, sciogli completamente la posizione e ti prepari per il rilassamento finale. Ti sdrai sulla schiena, in direzione opposta verso la quale hai praticato. Piedi larghi come il tappetino, punte rivolte all'esterno, palmi delle mani rivolti verso l'alto. Avvicina bene le scapole fra di loro e il mento allo sterno. Fa un lungo inspiro e un doppio espiro dalla bocca. Ancora una volta, inspira. Ok, ora lascia andare il tuo respiro al suo ritmo naturale. Lo osservi senza controllarlo. Senza più muovere nessuna parte del tuo corpo, comincia a rilassare. Dita dei piedi, collo, pianta dei piedi. Rilassa i talloni. Le caviglie. Rilassa i polpacci e le tibie. Ginocchia. Cosce. La parte posteriore delle gambe. Rilassa glutei, le anche. Rilassa l'addome, il petto.
Rilassa completamente la schiena, la percorri virtualmente. Rilassa spalle, braccia, gomiti. Rilassa gli avambracci e i polsi, palmi, dorsi delle mani. Rilassa le dita delle mani. Rilassi il collo, il viso. Distendi i lineamenti e ti abbandoni completamente. Lentamente riporti la consapevolezza al corpo fisico, fai un lungo inspiro ed espiro, muovi le dita delle mani, le dita dei piedi, ruoti i polsi e le caviglie, destra, sinistra, ruoti anche la testa, da un lato, dall'altro, poi allunghi le braccia oltre la testa, le gambe davanti a te, ti stiri completamente. Porti le ginocchia al petto, le abbracci e se hai voglia dondoli un'ultima volta destra, sinistra. Infine ti appoggi sul fianco destro in posizione fetale. Poi con l'aiuto della mano sinistra ti sollevi e ti riporti a sedere all'inizio del tappetino. Riprendi una posizione comoda, gambe incrociate, loto, mezzo loto, colonna allungata verso l'alto, riportiamo i palmi al centro del petto in preghiera, cantiamo ancora una volta assieme il mantra Om, lungo inspiro. Grazie, buona giornata, buona serata, buona pratica. Continuate a praticare. Un abbraccio.